questa bella stanza per gli studenti, con questa finestra che dà su un giardino bellissimo. Siamo arrivati ad Atene. Mangiamo questo pollo. Colazione ad Atene, sono quasi le 8, tra poco andiamo all'Acropoli, dobbiamo fare un sacco di cose oggi. Dopo l'arco, dritti verso l'Acropoli. Siamo in mezzo al parco dell'Acropoli, l'Acropoli qua dietro, tutto pieno di rovine, qua c'è un teatro, un anfiteatro, non so. Guardate il panorama, si vede tutta Atene, le altre colline, wow! Stiamo entrando al tempio. Guardate che vista. Ingresso all'Acropoli. Di qua si entra. E qua c'è l'Acropoli. Sulla vetta di tutta la città. Là c'era l'arco, qua c'è il tempio di Zeus, qui c'era il teatro di prima e qua c'è Atene col mare, si vede tutto, tutto. Anche l'Acropoli l'abbiamo fatta, adesso ci spostiamo poco più avanti, non so cosa troveremo però, penso qualche altro tempio. L'Agorà romana, che noi vediamo dietro il cancello perché non vogliamo pagare il biglietto, non è che possiamo pagare tutto. La vediamo da dietro il cancello che va benissimo, guarda che bella, vedi qua c'è un cartello. Tempio di Efesto. E là c'è il tempio. E questo è uguale a quello di prima. Quello di prima però era lassù e questo invece qua. Qua nel video faccio solo vedere rovine, cose antiche, sassi, praticamente sassi, rovine, templi, colonne, basta, c'è altro, e questi sono sassi, templi con le colonne. Thank you.
siamo nella via piena di negozi. Qua c'è di tutto e di più, magliette, collane, di tutto e di più. Allora, momento chill, poco prima di andare a cena, ci siamo rilassati un attimo in hotel e dove ho potuto fare la lavatrice che devo fare assolutamente. E niente, sto facendo una passeggiata in questo bellissimo ed enorme parco davanti al nostro hotel e poi la giornata praticamente è finita perché ci siamo svegliati alle 7, abbiamo visto quello che potevamo e poi domani purtroppo abbiamo l'aereo alle 5 del mattino, sarà 2 domani. Comunque ovviamente dentro questo parco si situa questa roba qua gigantesca, è una fontana che adesso la vedete piccola ma anche essa è enorme questo giardino, mi piacerebbe sapere come si chiama ma sono veramente poco informato. Comunque mi sono informato, questo qua alle mie spalle è un edificio usato per delle conferenze e niente. In conclusione, Atene è una bellissima città. Consiglio di non fare come noi, cioè di vederla in un giorno, ma prendersi almeno 2 giorni. E quindi niente, con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ma prima andiamo a cena. Da Atene, dal rooftop, con l'Acropoli dietro, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video.